Amici di Mi End, oggi vi presentiamo il nuovo sistema operativo di casa Microsoft, Windows 8. Ve lo facciamo vedere, diciamo, da un Acer Aspire 5750, un portatile che monta processore i7 e doppia scheda video. Bene, come potete vedere, il sistema si è avviato, è stato molto veloce nel caricamento del sistema operativo. Troviamo l'interfaccia iniziale che ci permette di avere un'immagine di sfondo, l'orario, giorno della settimana, giorno del mese, informazioni su wifi e stato della batteria. Si possono anche aggiungere altre informazioni tramite tiles animati che si troveranno poi all'interno del sistema. Ora per sbloccare il sistema, facciamo uno slide verso l'alto. Come potete vedere, si apre l'interfaccia di switch con password per entrare nel sistema vero e proprio. Come osservate, c'è uno switch to password che ci permette di utilizzare una password reale, oppure abbiamo un'immagine che sceglierete voi ovviamente, su cui si possono fare dei simboli, 3 per l'esattezza. E il computer riconosce che siamo noi. Come potete vedere, mi ha riconosciuto. Welcome. Come potete vedere, l'interfaccia è tutta basata, diciamo, più per touchscreen e tablet, però ci si trova benissimo anche su PC e notebook. Questo è il sistema operativo. Questa non è un gadget, non è nulla di che, è il sistema operativo vero e proprio, cioè l'interfaccia metro. Troviamo diverse applicazioni che ci fornisce già Microsoft, come ad esempio Mail. Adesso vi faccio vedere, si aprirà la mia mail, magari un po' più lento perché sta caricando anche le informazioni del desktop che adesso voi non vedete. Come potete vedere, apre le mie mail. Adesso vabbè, c'è un'email della UCCard, però è molto essenziale, come potete vedere, nulla di esagerato. Troviamo posta in arrivo, bo bozze, posta inviata, posta in uscita, posta indesiderata. Cliccando col destro ci escono lì la barra sottostante dove sono inserite tutte le impostazioni che si possono eseguire su una determinata pagina. In questo caso potremmo spostare la mail, commentare a Microsoft, aggiunge start, segnala come da leggere. E sincronizza. Vabbè. Potete vedere, è molto fluido il sistema. Vabbè, usciamo dalla mail, tanto non penso mi interessi. Come potete vedere, è veloce il sistema, non ha impuntamenti pro. Stiamo anche usando un portatile che monta processore i7. Contatti, il tiles contatti è particolare, diciamo, abbastanza carino, essenziale anch'esso, molto facile da utilizzare. Collegato con Facebook, Windows Live, Google, Gmail, qualsiasi cosa voi abbiate dove tenete all'interno dei contatti, qua è sincronizzata. Bene, messaggi, anch'esso è sincronizzato con tutti gli account di messaggistica. Vabbè, nulla di che, è uguale alla mail, soltanto che utilizzate messaggistica istantanea. Desktop ve lo tengo per dopo. Calendari, troviamo tutte le informazioni che vengono sincronizzate anch'esse da tutti gli account che abbiamo, dei vari social, eccetera, eccetera. Tutto molto essenziale, come vedete. Video, troviamo al suo interno una specie di store dove possiamo, un marketplace dove possiamo comprare film, aggiunte per i giochi di Xbox Live, eccetera, eccetera. Sempre col tasto destro in tutte le applicazioni, in basso troviamo tutte le impostazioni che si possono gestire per questa determinata pagina o elemento. Meteo, ci troviamo a Milano. Ci troviamo a Milano e qui adesso caricherà il meteo presente qua, che vi dico già che è soleggiato. Come potete vedere, carino anche il meteo, basato su Bing Meteo. Abbiamo qualsiasi tipo di informazione, rischio precipitazioni, tempo, temperatura percepita, previsioni e tutti i dati che
più svariati che ci potrebbero interessare sulla nostra città. Come possiamo osservare, abbiamo anche uno store che adesso è completamente funzionante. Completamente funzionante e già pieno di applicazioni, cioè pieno una parola grossa, con un po' di applicazioni tipo, non lo so, ah, ok, abbiamo fatto un semantic zoom, cioè siamo andati indietro come avete visto con multitouch. Adesso siamo tornati alle varie alle impostazioni, ancora scusate, ma il multitouch dà problemi. Entriamo ad esempio in Spotlight, Great Apps for Windows 8. Troviamo Music Maker, Pirates Love Daisies e altri programmi tipo Kindle, Fresh Paint e programmini così. Torniamo indietro. Mappe. Mappe non ci ha fatto entusiasmare più di tanto, però diciamo che sono le classiche di Bing. Ora dovrebbe localizzarci, però l'applicazione spesso crasha, infatti. SkyDrive, questa applicazione è fatta bene, ci piace. Si connette ovviamente al cloud di Microsoft, come potete vedere io ho messo delle immagini campione. Fatto bene, molto. Vediamo tutte le immagini. Ok. Usciamo. Tasto destro, ancora possiamo avere dettagli, eccetera, eccetera. Torniamo all'interfaccia metro. Vabbè, Internet Explorer l'ho tolto come browser predefinito. Abbiamo Music che contiene un piccolo store di musica, appunto, e ci permette di leggere la nostra musica MP3 quando ne abbiamo bisogno. Nulla di eclatante, perlomeno ancora non ci sembrano fatti al 200%. Sempre impostazioni, per ogni applicazione poi ovviamente troviamo anche una barra laterale, come potete vedere, che è stata inserita da Microsoft, che praticamente contiene qualsiasi tipo di informazione. Andando sopra, col puntatore in alto a destra, ci uscirà questa barra. Troviamo informazioni di stato batteria, wifi, orario, eccetera, eccetera, sui giorni della settimana, eccetera. Invece a destra troviamo Search, che ci permette di cercare qualsiasi cosa all'interno di tutte le applicazioni presenti sul PC, le impostazioni e i file. Altre possibilità, abbiamo uno Share, che tra poco vi farò vedere utilizzando un gioco cosa ci permette di fare. Un tasto start che appunto ci permette di andare o allo start qui oppure all'applicazione aperta per ultima. Device ci trova altri schermi o comunque device esterni che sono stati collegati, scusate. E settings. Settings troviamo tiles, che ci permette di vedere Administrative Tools, saranno applicazioni di amministrazione. Poi che altro? Account, preferenze, feedback, permission. Ah no, questa qua, scusate, è la pagina di musica. Come potete vedere, per ogni applicazione, come già detto, vi dà delle possibilità di scelta. Adesso vi faccio vedere invece il, diciamo, pannello di controllo un po' più metro style. Abbiamo l'interfaccia, possiamo personalizzare, come vedete, l'immagine di accensione, che la mia era quella con le foglie in autunno, poi il colore e lo stile del sistema. Io ho messo un tribale con un verde, però potete scegliere rosso, viola. Beh, viola non mi sembra molto maschile, però potete, mettiamo ancora verde che mi piaceva. Account picture, vabbè, ci sono io. Poi user, vi dovete sincronizzare con il vostro account live. Beh, nulla, nulla di che, potete creare la password con immagine come ho fatto io prima. Notification, tutte le applicazioni possono mandarmi un feedback quando ricevono qualcosa. Stessa cosa potete accendere o spegnere con lo switch on, switch off. Search per la ricerca, stessa cosa. Share che tra poco vi farò vedere.
General, abbiamo orario, informazioni sulle applicazioni, refresh, possiamo portare l'immagine di Windows a un backup precedente, device, in questo momento non ho niente, sono solo stampanti virtuali, wireless, vabbè, potete mettere in airplane mode oppure connettervi al wifi. Easy Access, ovviamente il pannello di accesso semplificato come in tutti i Microsoft, la sincronizzazione con i social, eccetera, potete gestirla pienamente. Home Group, che è una rete di casa, e Windows Update. Windows Update vi cercherà gli aggiornamenti, nulla di più. Bene, quindi vi ho fatto vedere un pochino, no, mancano ancora Xbox Live, che ovviamente si connette con Xbox e Windows Phone. Ormai implementato perfettamente, null'altro, troviamo giochi, eccetera. Vi faccio vedere un giochino intanto che è Fruit Ninja, che è per tablet, quindi gira sull'interfaccia Metro, non su PC ancora. Potete vedere, nuova partita, classica, ovviamente gira perfettamente con il processore, fa la sua parte, scheda video anche, poi il gioco non pesa. Bene, adesso perdiamo perché sennò. Ok, ho fatto 6. Vorrei condividere questo punteggio perché mi sembra altamente orrendo con un mio amico. Posso cliccare su share, come potete vedere mi esce mail. Clicco su mail, mi si apre una metà schermo dove mi fa vedere appunto la mail che sto per inviare con le informazioni di Fruit Ninja. Posso mandarla all'altro collaboratore di MeHand, Lorenzo Terzi. Send, sto inviando l'email, ovviamente in fondo alla mail verrà scritto che è stata inviata da Windows 8 e posso tornare tranquillamente a giocare. Questo si può fare con molte applicazioni e molti giochi. Bene. Camera non ve la faccio vedere perché vabbè, è una webcam, la solita webcam. Foto. Vabbè, troviamo immagine, troviamo SkyDrive e non è null'altro che quello che vi ho fatto vedere prima. Ora, ad esempio, Facebook al museo, apriamo. Ho fatto un semantic zoom, cioè sono andato a un livello inferiore, riesco a vedere tutte le immagini presenti nella cartella, come potete vedere. Posso spostare immagini e blocchi. Se invece io zoomo, scusate, ok, torno a uno zoom più completo e riesco a vedere tutte le immagini. Bene, perfetto. Null'altro. Le foto le abbiamo messe. Ora troviamo dei tiles animati che Microsoft intelligentemente ci mette tipo notizie, che ci permette di collegarci con dei feed RSS o comunque già di suo a delle news del mondo tramite Bing, ovviamente. Abbiamo sport che ci permette di vedere le novità in ambito sportivo. Penso che non sarà difficile trovare qualcosa riguardanti le Olimpiadi. Sempre tramite utilizzato è Bing che fornisce tutto. Adesso abbiamo viaggi, che Bing Travel ci permette di vedere qualsiasi posto del mondo. Questa applicazione per me è stata fantastica perché, ad esempio, se dobbiamo spostarci, non lo so, in Spagna, a Barcellona, vogliamo vedere una piazza e sapere le informazioni di Barcellona, intanto abbiamo l'immagine a 360 gradi della piazza centrale, ad esempio. Poi, non contenti, potremmo avere delle informazioni tipo Berlino, Germania. Vogliamo informazioni su, non lo so, Cairo, Egypt. Apriamo, abbiamo immagini, informazioni. Addirittura abbiamo il cambio euro, sì, dollaro, pounds egiziano, i gradi, le immagini scattate dagli utenti. Foto a 360 gradi e qualsiasi tipo di informazioni, ristoranti, vita notturna, attrazioni, insomma, è un grande aggregatore di tutto ed è fatto molto molto bene. Qui invece sono applicazioni che installate voi sul vostro desktop.
Bene, direi che la parte metro è terminata. Vi faccio vedere intanto il multitasking qua a sinistra. Tutte le applicazioni che io ho aperto in precedenza, come potete vedere, sono rimaste aperte. Per chiuderle, semplicemente tasto destro close, tasto destro close. Però vogliamo chiudere un'applicazione mentre ci siamo sopra, tipo notizie. Vedete, il puntatore in mano diventa una mano. Prendete, trascinate verso il basso e l'applicazione sparisce. Altra cosa, vogliamo aprire due applicazioni insieme, tipo voglio guardarmi le foto, non so, voglio guardarmi le foto del museo e non lo so, leggere i messaggi, semplicissimo. Metto più piccoli i messaggi, mi vedo i messaggi che ho fatto con tipo questo amico, oppure andiamo su Team di Windows. E le immagini, intanto posso gestirmi le immagini, o perché no? Chiudere questa applicazione, tanto le immagini rimangono lì, vado su desktop, aprire il mio desktop e tanto chattare con qualsiasi client possibile, Facebook, Gmail, quello che avete, e tanto utilizzare comodamente il mio desktop. Queste funzioni però sono supportate solo da monitor superiore 1024x768 di definizione. Altrimenti queste funzioni non ci sono, addirittura l'interfaccia metro non funziona correttamente, non facendo aprire tipo le applicazioni mail, messaggi che trovate già all'interno del sistema operativo. Quindi se dovete installare questo sistema operativo vi conviene avere una definizione abbastanza decente sul PC. Beh, che altro da dire? Intanto chiudiamo le varie applicazioni che ho aperto prima. Vedete, adesso è pulito. Il tasto start, come potete vedere, è stato abolito. Vi faccio vedere, non lo so, una. Aspettate che chiudo, che si era aperto male il desktop. Ancora, non so perché la scritta è qua, però fa niente. Vi faccio vedere velocemente, ad esempio, YouTube, un video di YouTube. Ovviamente, se, non penso nemmeno ci sia bisogno di dirlo, il sistema operativo fornisce già Flash Player, Windows Azure, qualsiasi cosa, Silverlight, tutto quello di cui avete bisogno per guardare video, eccetera, voi lo avete già sul PC. Quindi voi partite con un PC completo, potete già vedervi video su YouTube senza andare su flashplayer.com e dover scaricare roba. Andiamo su Mi End Channel, non lo so, vogliamo vederci un vecchio video dell'Alpha Device. Clicchiamo sopra, lo apriamo e ci sono ancora io che parlo. Vabbè, il volume è basso. Alpha Device. Come potete vedere, non dà problemi di nessun genere, ci mancherebbe altro. Possiamo mettere 720, scusate, 720p, non dà nessun tipo di problema. Però questo ovviamente è il PC, non è il sistema c'entra abbastanza poco. Particolarità di questo Internet Explorer, che adesso vi faccio vedere. Anche se amareggiato, anche perché non è il mio browser preferito, è la capacità, cioè, di non passare tramite il sistema operativo, cioè una memoria dedicata all'interno dell'hardware che gli permette di andare più fluido. Quindi con un PC di queste potenzialità riuscireste forse anche ad utilizzarlo bene senza crash vari e queste stupidatine qua che purtroppo rovinano molte volte l'utilizzo di Internet Explorer. Niente, come potete vedere il sistema è fluido, altro da dire se non che è stato tolto l'interfaccia aereo, quindi aspettate che vi apro un'applicazione, se no non potete vedere. Vedete, non c'è più l'interfaccia che faceva scorrere in modo 3D le finestre, ma c'è questa nuova interfaccia, se così possiamo dire, che non è che sia eclatante. Però il sistema operativo è questo. Ah, mi ero dimenticato, non so se per gli amanti dell'economia e della finanza, qui troviamo l'applicazione finanza sempre utilizzata da Bing con tutte le informazioni, i bilanci, l'andamento della borsa, spread, eccetera eccetera, quotazioni eccetera. Nulla altro da dire, il sistema è fluido, è veloce, è ancora in beta, quindi comunque
va bene già per essere in beta, ma sicuramente verrà migliorato. Null'altro da aggiungere, da mia end è tutto, Claudio Fradale.